Grazie Domenico per questa esposizione straordinaria, come al solito. Vorrei dire che circa un anno fa ero stata contattata da giornalisti di Rai 3 sul tema riguardante le potature esagerate. Mi dissero: in tutta Italia stanno facendo delle potature esagerate. E qui a Cagliari che cosa sta succedendo? Anche a Cagliari, infatti, c'erano gli alberi del mercato di Aquirra, ancora oggi si possono vedere amputati. Non sono potature, ma sono amputazioni. Questo è giusto per dire che nel silenzio generale anche a Cagliari praticamente procedono. Allora, dalla relazione interessantissima del Presidente, naturalmente nascono numerose riflessioni, numerosi spunti su cui ragionare. Uno di questi riguarda la sperimentazione, quanto noi siamo stati tutelati sino ad oggi e quanto, cioè quindi in passato e quanto lo siamo oggi e da oggi in poi. Parlando di sperimentazione, sperimentazione umana, la giurisprudenza è lecita la sperimentazione sull'individuo, sempre che la sperimentazione non danneggi la salute e che il cittadino venga assolutamente informato. Il problema si pone quando si parla di sperimentazione su ampia scala e quindi sperimentazione di massa, dove è difficile che migliaia, decine di migliaia, addirittura milioni e decine di milioni di persone possano dare un consenso informato. In queste situazioni la cosa più veloce e più pratica è togliere l'informazione, quindi alterando e violando quelli che sono i principi previsti dalla stessa normativa europea. Ma attenzione, questi fenomeni avvengono in Europa, avvengono in Italia, avvengono negli Stati Uniti d'America. L'individuo gode del libero arbitrio, ma le masse no. Come si può? Quindi già qui c'è un problema molto, molto importante. Tutto passa inosservato, comunque oggi ho fatto un cenno al discorso delle potature degli alberi lo scorso anno, proprio per dire che tutto passa inosservato e le collettività non ne sanno nulla. Di fatto noi ci troviamo di fronte ad un attacco molto violento da parte delle multinazionali della telefonia, quindi che mirano a depotenziare gli enti locali. Ricordiamoci bene che i comuni, i sindaci sono deputati a rilasciare le autorizzazioni per l'installazione degli impianti di telefonia mobile. È già un attacco su quel fronte, parliamo quindi dei livelli più istituzionali più vicini ai cittadini, non pensiamo ai massimi sistemi. Colpire la legislazione italiana, nonché il nostro statuto speciale di autonomia che comunque difende la nostra salute, che difende proprio i principi e i valori di rango costituzionale in materia di salute, ambiente e paesaggio. Mira in definitiva ad allentare quelli che sono i vincoli dell'elettrosmog, quindi fingiamo che faccia bene alla salute. Di fatto quello che sta avvenendo è una forte regressione dei diritti già acquisiti a livello europeo. L'Europa è da 50 anni circa, o quasi, diciamo dal 1972 con il Consiglio europeo di Parigi, che inizia praticamente a trattare l'argomento, il tema dell'ambiente e della salute, da porre al centro delle scelte politiche, quindi rifacendosi al principio dell'OMS di cui ha parlato il nostro Presidente. Quindi gli obiettivi primari erano la protezione della natura, la crescita sostenibile, l'abbassamento delle emissioni di carbonio, la lotta contro le minacce alla salute legate all'ambiente. Quindi diciamo che le politiche europee in questi anni, in questi decenni, hanno fatto un grosso passo avanti. Ma ISDE, Medici per l'Ambiente, tutta la ricerca libera
associazioni ambientaliste oggi si ritrovano ad appellarsi all'applicazione, al riconoscimento di quella che è la normativa europea nata proprio sul principio della salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente, che purtroppo è stata violentemente prevaricata da quelli che sono gli interessi lobbistici, quindi gli interessi delle grosse lobby, in questo caso delle telefonie. Ma questo non avviene per i fatti suoi, che una multinazionale decide da sola, non può decidere da sola se non c'è la connivenza con gli apparati politici. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un grosso fallimento dei governi, degli stati in Europa, in America, perché hanno rinunciato ad avere un ruolo, il proprio ruolo, che è quello di difendere gli interessi collettivi. Quindi li falliscono, e falliscono drammaticamente. Tutti i principi della normativa europea, parliamo della prevenzione, del principio di precauzione, per cui nulla deve essere portato avanti se si sospetta un impatto ambientale di un certo tipo. Ma con la tecnologia 5G siamo addirittura oltre il discorso della rivendicazione del principio di precauzione, ma dobbiamo appellarci anche alla prevenzione. Ciò che ha detto dottor Scano adesso, che ha fatto questa esposizione interessantissima e approfondissima, che va sempre rivista, riletta, riascoltata, tanto è complessa e importante, ma si va oltre il principio della precauzione, quindi il diritto alla prevenzione. L'altro concetto è chi inquina paga. Questa è una regola che noi sardi siamo grandi esperti, perché forse solo in Sardegna chiunque può arrivare in questo nostro far west e fa tutto quello che vuole, distrugge, inquina, non solo non si accontenta di mangiarsi i finanziamenti pubblici dei sardi, ma inquina, distrugge, e quando non gli conviene più se ne va indisturbato, perché non ci sono governi locali in grado di chiedere conti. Siamo a questi livelli. L'altro principio importantissimo della normativa europea è che le cittadinanze interessate a certi impianti tecnologici devono essere rigorosamente informate attraverso i mezzi di comunicazione più conosciuti, per cui da noi l'Unione Sarda, Violina, Sardegna, Rai 3 avrebbero dovuto, nel rispetto della normativa europea, bombardarci giorno e notte di informazioni sulla tecnologia 5G. Peccato che nessuno non ne sappia assolutamente nulla. Quindi il diritto all'accesso all'informazione, la partecipazione democratica, perché noi dobbiamo essere a conoscenza di quello che avviene, dobbiamo essere molto informati e poter decidere se quel modello di impianto è in armonia con la nostra vocazione, se noi lo vogliamo oppure se non lo vogliamo, perché se la scelta non è condivisa, per legge non va portata avanti. Infine c'è il discorso dell'accesso alla giustizia, per cui noi come cittadini, ma abbiamo l'avvocato qui che ce ne racconterà, ci avrà molto da proporci, il fatto che le collettività hanno diritto all'accesso alla giustizia qualora tutti i principi che ho evocato non vengano rispettati. Quindi noi abbiamo questo dominio oggi delle multinazionali, no? Penso di averlo detto in altre occasioni, che i governi che noi eleggiamo ci illudono di farceli eleggere, ma di fatto noi non li eleggiamo, non esprimono, non ci rappresentano, per un fatto molto semplice: rappresentano la controparte. Oggi le multinazionali si sono dotate di governi. Ecco perché il nostro governo e su posizioni, il Presidente l'ha citato in diversi passaggi, il nostro governo è al servizio di altri interessi. L'abbiamo visto qui in Sardegna sul fatto che tre comuni della Sardegna, Noragogume, Segario e Pompu,
Cagliari è volontaria, ancora, siamo anche in una posizione di idiozia locale, perché si è offerta volontaria. Chi ha dato queste... Per gli altri? Chi ha dato per il governo precedente? Per gli altri, sì. Quindi pigliano per noi. Gli usciti. Però al di là di questo invece, per gli, certo, per gli altri tre comuni ha deciso Di Maio, cioè è stato scelta a Roma, la scelta è stata fatta a Roma. Per i nostri comuni. Allora, vengono violate le normative di tutela ambientale. Quindi con il 5G si ha una più potente esposizione alle radiazioni mai testate per la sicurezza prima della commercializzazione, già questa è una violazione grave. Vengono violate le normative in materia di tutela ambientale, si promulgano leggi che violano le distanze di sicurezza degli impianti. Negli USA la legge proibisce alle autorità locali di regolamentare la tecnologia wireless. Le compagnie di assicurazione, l'abbiamo già detto, che non forniscono, non assicurano i rischi da esposizione a campi elettromagnetici, quindi col 5G ci sarà anche una rovina per le assicurazioni che e viceversa. Il consenso volontario individuale, abbiamo già detto che in questi casi non è neanche utile, perché sono andati parecchio oltre, perché la sperimentazione avviene a livello di grandi masse e quindi il consenso informato salta. Non si affronta la vulnerabilità di donne incinte, neonati, bambini. Si viola la Carta Mondiale per la Natura dell'82. Le attività che possono causare danni irreversibili alla natura devono essere evitate. Dichiarazioni di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite del 2002, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, secondo cui ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. E oggi cosa avviene? Non è tutto stravolto. Ci sono poi degli appelli che a tutt'oggi sono rimasti senza risposta. L'appello fatto da scienziati all'ONU, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa e ai governi di tutte le nazioni per adottare misure immediate per arrestare lo spiegamento del 5G sulla Terra e nello spazio al fine di proteggere l'umanità. Qual è la situazione in Europa? In Italia e in Sardegna. Per quanto riguarda l'Europa è partita con molto entusiasmo rispetto a questo tipo di sperimentazione. Bruxelles sarebbe dovuta essere la città apripista di questo scempio in Europa. Per fortuna, il nostro presidente anche questo l'ha fatto emergere, per fortuna c'è stata la ministra all'ambiente della provincia di Bruxelles che dice no. Noi non permetteremmo questa sperimentazione perché i nostri cittadini non sono caldi, è proprio perché capiva bene che la città sarebbe stata trasformata, come il destino di Cagliari e degli altri centri urbani che abbiamo citato in Sardegna, che sarebbero stati trasformati in laboratori di gigantesche di dimensioni di città per la sperimentazione di tecnologie particolarmente rischiose. Quindi il Belgio fa retromarcia, ma fa retromarcia anche la Svizzera. I quattro cantoni, che anche questi partiti come grande avanguardia tecnologica, quando hanno iniziato a capire che mancavano dati fondamentali per poter acconsentire alla sperimentazione, hanno iniziato a bloccare i lavori. C'è stato il cantone tedesco che per primo ha detto noi non siamo interessati, ma stanno nascendo queste cose in Europa giorno dopo giorno, c'è una sorta di ribellione da parte delle istituzioni locali, al di là di quelli che sono tutti i comitati ambientali, associazioni varie. L'Italia, noi invece purtroppo
sempre il fanalino di coda. No, noi siamo sardi per fortuna, ma purtroppo in questo discorso siamo nel pieno delle politiche italiane, siamo nei guai, nei guai. La politica governativa opta per questa sperimentazione. E allora dice, infatti sono partite querele, molte azioni giudiziarie contro la ministra Grillo, che è la ministra della salute, e contro Di Maio pure. Quindi c'è una sorta di ribellione, non è che nulla stia avvenendo. Ci sono città come Firenze che ha detto già no, per dire. A Milano c'è una mezza insurrezione che esploderà bene prossimamente. E per quanto riguarda invece la Sardegna, allora perché l'Italia su queste posizioni? Io ho fatto una riflessione, perché in effetti l'Italia rappresenta la via di accesso più facile per la via della setta all'Europa. Qui ci sono dei problemi politici veramente di dimensioni molto, molto ampie. Allora, di fronte a questo scempio anche in Sardegna si tace troppo. Però vorrei dire che proprio oggi, aprendo la stampa, tutti parlano della misura presa dal governo da Salvini per quanto riguarda la cannabis light, che è considerata pericolosissima, viene bandita dal commercio, per cui i negozi chiuderanno, eccetera, eccetera, però non si fa un discorso serio su quelli che sono i problemi veramente inquietanti per quanto riguarda la nostra sopravvivenza. Io vorrei chiudere in fretta, spero di non essere stata lunga, perché ho fatto la scelta di lasciare spazio sia alla parte più prettamente scientifica, sia alle novità che ci porterà il nostro avvocato. Quindi passo la parola all'avvocato Scifo, grazie.